Ciao, come ti chiami? Mino. Qual è la tua professione? Igienista dentale. E cosa vorresti dire ai tuoi pazienti? Di seguire attentamente le raccomandazioni che do ogni volta che vi incontro. Quali sono queste raccomandazioni? Prima di tutto usare lo spazzolino, dalla gengiva verso il dente sempre. Usare il monociuffo, che serve per pulire i denti posteriori. Usare il filo tradizionale nei denti naturali, quindi prima su un dente e poi sull'altro, due volte in ogni spazio. E poi usare il super floss, che è un filo particolare, che è una punta rigida, che serve per pulire i ponti. Altro strumento che possiamo usare sono le forcelline. Se avete difficoltà a usare il filo, queste sono molto comode per poter detergere tra un dente e l'altro. Strumento importante da usare nei pazienti parodontali è lo scovolino. Attenzione, lo scovolino deve entrare un po' a fatica, altrimenti non pulisce. Quindi dovete essere sicuri che quando entra in un sito dovete sentire un po' di pressione. Dimmi un po', Nino, perché dovrebbero ascoltarti i tuoi pazienti? Perché così potranno avere la bocca sempre sana. E poi c'è una missione da compiere. Una missione? Sì, come sarebbe a dire una missione? Silenzio, qua è pieno di dentisti. La missione è far invecchiare i pazienti con i propri denti. Ciao!